A Star of Vista, ragazzi! Sono sempre io, TheGamer800, ragazzi! Ci troviamo in un nuovo episodio su Just Cause 4! Ragazzi, nello scorso episodio siamo andati a testare una nuova auto. Si trattava della Coil Mambo Autobomba, una muscle car con la stessa identica carrozzeria dell'auto di Rico, però con una bomba montata sopra. L'abbiamo utilizzata per bene e abbiamo notato che non aveva né il super salto e né il turbo boost per andare più veloci, ma era dotata solamente di questa bomba che appunto, se fatta esplodere l'auto, con questa bomba scatenava appunto un'esplosione più violenta e potente. Quindi ragazzi, nulla di assurdo, una bellissima auto, una bellissima muscle car con una bomba montata sopra. Quindi se non avete visto quel video, ragazzi, andatelo a vedere, perché ci siamo anche divertiti usando appunto i booster per spazzarla via in aria, abbiamo usato anche i palloncini, quindi tanta roba. Oggi ragazzi voglio andare a fare la prossima missione della storia principale, quindi facciamo tasto centrale e andiamo ragazzi subito a appunto Solis. Vi faccio vedere dove si trova appunto la missione della storia principale, cioè questa qui ragazzi, che si chiama Windwalker Diversivo. Allora qui ci dice: mira, seguiva il posizionamento dei cannoni a vento che guideranno il tornado verso Nueva Voz, ma ha avuto un problema in città, dalle una mano. Quindi ragazzi, qui brevemente ci spiega cosa dobbiamo fare, e appunto Mira stava seguendo appunto il posizionamento dei famosi cannoni a vento che abbiamo anche provato, che appunto dovevano fortificare il tornado e spingerlo verso un'altra città che si chiama Nueva Voz, ma ha avuto un problema in città, quindi dobbiamo vedere che cosa è successo, dalle una mano. Quindi ragazzi, per fare prima, andiamo magari qui, qualche base vicina. Vediamo qualche base vicina da queste parti. Magari ci facciamo lanciare qui, facciamo richiedi spostamento, facciamo Aragan. Ci facciamo trasportare velocemente e andiamo a vedere che cavolo è successo a Mira, ragazzi, durante il trasporto in città. Vediamo un po'. È successo qualche problema, quindi cerchiamo di capire che cavolo è successo. Andiamo ad aiutare la nostra amica Mira, che sembra abbia avuto qualche problema. Intanto ragazzi vi dico che quest'audio che state sentendo è quello del nuovo microfono, quindi è il primo video di Just Cause 4 che faccio con il nuovo microfono Neuer NV800. Quindi facciamo, premi X per il lancio e ragazzi dobbiamo andare credo in questa direzione. Facciamo tasto centrale e tracciamo la missione assolutamente, facciamo traccia, ok, così è molto più semplice. La missione si trova in quella direzione ragazzi, vediamo se ci sono tornado, sì c'è un tornado lì ragazzi, molto lontano. Quindi vediamo un po'. Qui c'è un altro aeroporto, ragazzi. Guardate che bello. Molto più piccolo del nostro, di quello che appunto usiamo noi. Si chiama Aeropuerto Nueva Voz. Ok. Molto più piccolo. Magari ci verremo un giorno qui a fare videotest e altre cose. Vedremo un po'. Bello, ragazzi. Tutto bellissimo. Gli stessi aerei appunto che abbiamo già utilizzato. Quelli lì da trasporto persone. Gli aerei di linea. Ok, dai, che ci siamo quasi, ragazzi. Windwalker Diversivo, questa è la missione successiva a Windwalker, lo Storm Chaser, che avevamo fatto l'altra volta. Quindi ve lo dico, ragazzi, anche per farvi ricordare che stiamo mantenendo un ordine delle missioni preciso. Ok, allora, andiamo di qua, ragazzi, ci siamo quasi. Ok, ci siamo quasi. Perfetto. Atterriamo qui. È qui che dobbiamo andare? Ok, qui, che abbiamo? Un po' di ribelli. Oh, tre bellissime auto da corsa. E ragazzi, un carro armato distrutto. Comunque, andiamo sopra. A questo punto dobbiamo andare sul tetto. Salta qui. Perfetto, e facciamo inizia. Ehi, Rico. Ok ragazzi, c'è Mira qui. I suoi devono preparare i cannoni a vento a Nueva Voz. Ma c'è un problema. La città è infestata dalla mano nera. Ah, la città è infestata dalla mano nera, ragazzi. Ecco perché. Vai a Nueva Voz. Trova un carro della mano nera. Ne ho segnato uno. Dobbiamo trovare un carro della mano nera e Mira ce ne ha segnato uno, quindi dobbiamo prendere quello lì. Ecco perché ragazzi forse non riescono a trasportare i cannoni a vento, perché in città c'è la mano nera, c'è la mano nera che disturba, ecco, quindi. Allora, vediamo un po', trova il carro, quindi ragazzi questa sarà la prima volta che utilizziamo un carro armato, se stiamo parlando di un carro armato, adesso vedremo. Quindi sono davvero contentissimo, eccitatissimo. Ok, Mira ce l'ha segnato, quindi dobbiamo andare di qua. Ah, dobbiamo tendere un'imboscata, ragazzi. Dobbiamo tendere un'imboscata, appunto, alla mano nera. Cioè, sargento e gli altri. Oh, un carro armato, ragazzi. Un carro armato. Vediamo un po', atterriamo qui. Oh, che bello, ragazzi. Con quattro cannoni. Chissà se lo sbloccheremo in questa missione, chissà.
Allora, facciamo triangolo. Vediamo se... No, dobbiamo fare prima così. Guida. Oddio, ragazzi, vediamo di utilizzarlo. Vediamo. Sì, ragazzi, con 4 cannoni. Oddio, assurdo. Assurdo, ragazzi. Questa è la prima volta che lo utilizziamo. Usa cannone. Ha solo il cannone, ragazzi. Poi lo utilizzeremo per bene, cioè andandolo a testare. Qui non è un videotest, ovviamente. Quindi, ragazzi, andiamo in questa direzione. Credo che dobbiamo andare di qua, almeno. Vediamo un po'. Oddio, ragazzi, mamma mia. Mamma mia, che roba. Dobbiamo andare in quella direzione, a quanto pare. Quindi possiamo scendere tranquillamente di qua, visto che siamo a bordo di un carro armato. Mamma mia, questo è un carro armato piuttosto piccolo, ragazzi, eh. Non è una bestia come quell'altro che sta venendo, ecco. Vediamo se lo riusciamo a distruggere. Sì, riusciamo a distruggerlo tranquillamente, ragazzi. Quindi tanta roba. Qui c'è la... la statua la distruggiamo. Così, tanto per divertimento, ragazzi. Mamma mia, che roba, ragazzi. Che roba. Adesso gli elicotteri ci spareranno pure, quindi tanta roba. Oh, l'obiettivo è di là, ragazzi. Porto il carro armato al punto dell'imboscata. Quindi abbiamo imparato anche a fare le imboscate alla mano nera. Quindi molto molto bene. Stiamo salendo di livello. Ma sì, dai, ragazzi, entriamo di qua, sfasciamo tutto. Questa è la vita del carro armato, quello che vedete sopra. Oddio, si sta incastrando. Dove cavolo vai? Dove cavolo vai? Si stava incastrando nella retina, ragazzi. Colpa mia. È colpa mia, scusate. Ok, ragazzi, a bordo di un carro armato. Vediamo di distruggere queste merda della mano nera. Oh, mi stanno disturbando in una maniera assurda. Questa è rimboscata alla mano nera, comunque. Li distruggo, raga, non me ne frega nulla. Oh, distruggiamo questi cavoli di elicotteri. Dai, ragazzi. Maledetti. Sento che c'è un altro carro armato. Intanto siamo arrivati al punto. Mantieni l'allerta e tieni occupata la mano nera. Certo. La teniamo noi occupata, ragazzi, con questo bel carro armato. Chi se l'aspettava che in questa missione avremmo avuto un bel carro armato? Ok. Qui dobbiamo mantenere l'allerta, ragazzi. Dobbiamo rimanere qui, penso. Ok. Affronta la mano nera, dice. Ok, allora ci avviciniamo di qua, ragazzi. Intanto il carro armato si sta un po' rovinando. Mamma mia, ragazzi, che roba. Bello, bello. Non ce lo dovevamo spoilerare, ragazzi. Come dico sempre, assolutamente non ce lo dovevamo spoilerare. Eppure, purtroppo. Ricerca nemico annullata. Riprendere pattuglia normale. Dove sono gli altri nemici? Sento sparare, sento casino, ragazzi. Ok. Vediamo di andare di qua, ragazzi, ad aiutare gli altri. Sono qua gli altri. Intanto Mira e Sargento stanno facendo forse l'imboscata, non lo so, stanno spostando i cannoni a vento, non so cosa stiano facendo in questo momento. Ok, hanno distrutto un carro armato lì, bravissimi, ragazzi. Noi ci diamo da fare, ragazzi, in questa maniera qua, distruggendo tutto con questo carro armato a 4 cannoni, vi rendete conto, ragazzi? Il primo carro armato che proviamo ed è a 4 cannoni. Che roba assurda, ragazzi, che roba assurda. Ok, stanno arrivando da quella parte gli altri nemici. Oddio, che bug, ragazzi. Le persone morte in aria. Cioè, i soldati della mano nera morti in aria, così. Mamma mia, ragazzi. Vedete che bug assurdo. Purtroppo succedono, ragazzi, in questo gioco bug del genere. Per il momento il carro armato, ragazzi, resiste. Per il momento resiste, quindi non dobbiamo avere assolutamente paura. Oddio, la gru. La gru, ragazzi, la distruggiamo. Mamma mia. Ci sono altri soldati di qua, non ne vedo. No, non penso. Però mi stanno sparando, alcuni mi stanno sparando. Sì, sono là dietro alcuni. Si nascondono. Oddio, non era ancora esploso questo... questo carro, ragazzi. Questo camion. È fatta, i cannoni a vento sono pronti. Perfetto, ragazzi, sargento ce l'ha fatta. Ok. Quindi adesso li distruggiamo completamente, ragazzi. Oddio, l'elicottero. L'elicottero, ragazzi. È nemico? Sì, è nemico, è nemico. Perfetto. Meglio non sbagliare, ragazzi, e non uccidere i nostri amici, assolutamente. Cioè, se no, che figura facciamo con quelli lì dell'armata del caos? Chi glielo spiega poi che abbiamo sbagliato? Oddio, il carro armato. Oh, molto bene, ragazzi. Qui non possiamo più salire. È un po' scomodo, ci sono le macerie. Vediamo. Oh, manca un secondo.
Ok, sono tutti più o meno. Ripuliamo noi. Rico, grazie dell'aiuto. Ok, abbiamo aiutato Mira e Sargento. La prossima volta rubiamo qualcosa di più veloce, dice Rico. Tra l'altro, ragazzi, Windwalker diversivo completata. Ce l'abbiamo fatta. Molto, molto bene. Intanto distruggiamo quest'altro carro armato. Oh, operazione Windwalker, preparazione completata. Ok. Oh, abbiamo sbloccato carro d'assalto Warchief. Oddio, nei rifornimenti, ragazzi. Aspettiamo un attimo, andiamo a vedere di che carro armato si tratta. Di certo non di questo carro armato, quindi sicuramente nel prossimo episodio andremo a testare l'altro carro armato, che non è questo qua, non sarà questo qua, ma un altro. Quindi tanta roba, ragazzi. Mamma mia, ancora ci inseguono. Allora, facciamo una cosa, ragazzi, facciamo tasto centrale e controlliamo nei rifornimenti. Facciamo modifica arsenale e andiamo a vedere un po' i carri armati. Allora, dobbiamo andare più o meno qui. Eccolo qua, ragazzi, carro d'assalto Warchief. Perfetto, ragazzi, mentre quello che abbiamo usato noi è carro armato AA Falconer. Vediamo, dovrebbe essere, sì, AA Falconer è il nostro. Quindi è un altro modello che andremo a utilizzare nel prossimo episodio, ragazzi. Quell'altro modello che abbiamo sbloccato lo andremo a utilizzare nel prossimo episodio, di sicuro, perché non mi lascio sfuggire una cosa del genere. Adesso voglio anche controllare sulla mappa, ragazzi, che missioni si sono sbloccate. Questo qua, questa qua, operazione Windwalker, i cannoni a vento sono piazzati e lo Storm Chaser è pronto, quindi anche il veicolo di Cesar è pronto, lo Storm Chaser. Non resta altro che scatenare un tornado e dar via all'operazione per rubare il motore ciclonico atmosferico. Questo motore ciclonico atmosferico dovrebbe essere quella specie di UFO che crea il tornado che sta appunto in aria, in cielo. E Rico ci dovrebbe entrare dentro al tornado e rubare questo motore ciclonico atmosferico, che Cesar chiamava UFO, pensava fossero gli alieni. Requisiti: conquista la regione di Paso Ventoso, che sarebbe questa qua, quindi... Per sbloccare questa qua dobbiamo fare anche l'attacco sulla regione, ragazzi, che andremo a fare poi, ovviamente. E, ragazzi, tanta roba, poi ci sposteremo sicuramente qua. E poi, ragazzi, andremo a fare questa qua. Sono tante missioni, vediamo un po'. Abbattimento di Gliapa, operazione Windwalker. Abbiamo fatto la teoria di Cesar, Windwalker lo Storm Chaser, operazione Windwalker preparazione, Windwalker diversivo. E adesso c'è semplicemente operazione Windwalker. Quindi, ragazzi, stiamo andando davvero avanti. E vediamo cosa sblocchiamo qui, sbloccando questa. Ha un fucile 21J Smart Rifle. Ok. E tipo qui cosa sbocchiamo invece? Ah, sblocchiamo il carro Prize Fighter. Tanta roba, ragazzi. Più 14% velocità di produzione. Poi, ragazzi, andando su qui c'è il deserto. Tanta roba davvero. Comunque, raga, non ci resta che... adesso andare qui all'aeroporto, ritiriamoci qui al nostro caro aeroporto, facciamo richiedi spostamento Aragorn. Eccoci qua, ragazzi, facciamo primi X per il lancio e ci lanciamo, ragazzi, mamma mia, con la tuta d'oro, tra l'altro, la tuta alare dorata, tanta roba, ragazzi, anche il paracadute, lo so, l'avete notato ovviamente che è dorato. Poi ci sono tante skin, ragazzi, che andremo a sbloccare poi. Ci vorrà un po' di tempo, però, ragazzi, faremo tutto in questo gioco, non vi preoccupate, faremo tutto. Intanto Rico che slitta, ho notato, quando, mentre sta camminando lo fermiamo, slitta di brutto, in una maniera assurda. Ok, ragazzi, siamo qui all'aeroporto, quindi parliamo un po' di ciò che abbiamo fatto in questa missione. Praticamente, ragazzi, siamo andati a Nueva Voz, dove Mira ci ha chiesto di creare un diversivo per la Mano Nera, così che Sargento e i suoi compagni dell'Armata del Caos potessero appunto preparare, comunque spostare i cannoni a vento per poi spingere appunto in futuro il tornado verso Nueva Voz, appunto. Quindi, ragazzi, cosa abbiamo fatto? Abbiamo preso appunto quel carro armato a 4 cannoni davvero assurdo e siamo andati appunto a distruggere tutti i veicoli della Mano Nera che arrivavano, quindi carri armati, appunto jeep, camion, soldati a piedi, un po' tutti, ragazzi, e come avete visto abbiamo fatto una bellissima imboscata con l'Armata del Caos. Infatti avete visto quanti soldati erano apparsi su quelle case, e noi con il carro armato e loro come potevano con le loro armi, quindi le abbiamo praticamente distrutti, e Sargento è riuscito nella sua missione, cioè preparare i cannoni a vento per poi appunto andare nelle prossime missioni a spostare il tornado, appunto. Quindi, ragazzi, tanta roba, e tra l'altro abbiamo anche sbloccato, vi faccio vedere di nuovo,
questo carissimo carro armato che andremo a provare sicuramente nel prossimo episodio. Finalmente un carro armato bello grosso, ragazzi, non questo carro armato con 6 ruote piccolino che si chiama AAV Reptile che abbiamo provato tanto tempo fa, ma ragazzi, stiamo parlando di un carro d'assalto, forse il più potente, che si chiama, ragazzi, carro d'assalto Warchief. Quindi, ragazzi, potete capire quanto cavolo è potente già dal nome, cioè il significato sarebbe capo di guerra, una cosa del genere, Warchief. E vedo anche altri carri armati. Quello che abbiamo utilizzato oggi era il carro armato AA Falconer con 4 cannoni tipo antiaereo, che spara velocemente con 4 cannoni leggeri, e ci sono anche altri carri armati tipo il carro Prize Fighter e il carro ricognitore Pointman. Quindi usciamo da qui, che dire ragazzi, questa missione è stata molto corta ma molto molto avvincente, e finalmente abbiamo guidato un cavolo di carro armato bello potente, appunto in Just Cause 4. Ragazzi, ci voleva, anche se era un carro armato un po' più piccolo, ma non fa niente ragazzi, non fa niente, ci siamo divertiti lo stesso. E quindi niente ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!